Fortunatamente aziende credono in Sicilia Cabaret e vengono qui a pubblicizzare i loro brand, e noi abbiamo degli attori che gireranno qui su questo palco lo spot pubblicitario. Grazie a loro viviamo. Buonasera, lei ha una grande responsabilità stasera, quella di portare, diciamo, in alto un brand. Lei ha esperienza nel settore. Ho fatto un film dove volevo comprare un attico, ma all'ultimo momento non ci riuscivo mai. E che film è? L'attico fuggente. Facciamo entrare l'altro attore. Siamo qua. Qua siamo per lavorare. Per lavorare, siamo lavorare. Lavorare è importante. Sei venuto qui, là quando si presenta può fare quello che vuole. Qua abbiamo un brand. Ok? Brand uno. Okay. Si conosce lei con l'altro attore? Gabriele Sgracco. Nice to meet you. C'è anche l'attore, te la metto io. Allora. Siamo qua per lavorare. Allora, adesso facciamo entrare i funghetti. Ecco qui, dalla finestra. Abbiamo questa mano con i funghetti, questi qua. Che signora, fa? Ci sono due calciofini. Ci faccio la pizza, magari. Vieni qua, non fare lo spiritoso, no, perché no, siamo no, qui per lavorare. Questi sono dei funghi. E lei dovrà andare dall'altro attore a dire: assaggi questi funghi, guardi come sono gustosi. Bene? Lei invece dovrà dire: sono ottimi con il riso. Sono ottimi con il riso. Allora, l'unico. Che cosa fa? No, non mangi, non li mangi, sono dei funghi e sono allucinogeni. Ma a lungo andare. Assaggi, sto assaggiando. No, non era per lei assaggi, non li mangi. No, li... no, no. Questi fanno male sul serio. Fanno male sul serio, perché vanno messi. No, no, mangiati così fanno male. Questi bisogna cucinarli in un certo modo. Quanti ne ha mangiati? 4. Non li deve mangiare. No, no, deve stare fermo, sul serio, non scherziamo. No, 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 scherziamo. Allora, lei... Sono ottimi con il riso. Perché ci mette la risata? È il riso. Come stai? Tutto a posto? Sì, io te lo presento. Che sta facendo? Ti presento l'amico mio. Ma non c'è nessuno. Pinotto. Gianni e Pinotto. Ma Pinotto. Là. Ehi. Sì. Queste questi no, sono allucinogeni, allora, mangiati così. No, ok. Fanno male. Si riprenda, sì, si riprenda. Ah! Che? Un drago. Non c'è nessuno. Aiuto! Non c'è nessun drago. No, è l'effetto dei funghi. Non ne mangi più, sul serio, non faccia il cretino come sempre. Allora, sono ottimi con il riso. Lei deve, cioè, lei ha anche la battuta buona, ma la deve fare. Ma lei che bella Belen. Sono Belen. Ma che fa? Questi sono i funghetti. Me la fa bene cortesemente. Sono ottimi con il riso. Non sono Belen, sono Matranga. Che è? Cioè, il drago, non è un drago, non è un drago. Vattene via, vattene via. È pericoloso. Ma cosa? Cioè, già... Stia ferma. Allora, assaggi questi funghi, sono ottimi con il riso. Sono ottimi con il riso. Ok, proviamo, facciamo la prima, dai. Che fa? Me lo mangio dopo, me lo mangio. Questo fa male. Sono ottimi con il riso. Fai buono, cagnolino, fai buono. Sono che... Sei buono. Non so. Ma che babà? Accuccia, non sono un cane! Cagnolino, non sono un cane! Non sono un cane! Non sono un cane, ok. È Belen allora? Non sono Belen! Lei deve fare la battuta prima che sta... Se no, anzi che non ha cambiato proprio posto. Allora, assaggi questi funghi, guardi come sono gustosi. Ok, pronti? Vai. Allora, assaggi questi funghi, guarda come sono gustosi. Io sempre ne mostro! Aiuto! Gianni, non c'è nessun drago! Io sono Gianni! Non ce l'ho mai! Non sei il drago! Andami dietro! Stia fermo! Stiamo fermo! Sì, è tutto sudato! Sì, non so bene, Ok. Che sto facendo? Parlo gabinetto ora! Non sono il gabinetto! Che sta facendo? Non sono il gabinetto, sono Matranga! Io sono Gianni, ma mi sta facendo di sopra!
Senta, si rilassi, deve fare la battuta. Assaggi questi funghi, guardi come sono gustosi. Lei ce l'ha? Sono ottimi con il riso. Ok, provi, vai. Allora, assaggi questi funghi, guardi come sono gustosi. Questi sono i funghi, lo deve fare. Che fa se la mangi? Assaggi questi funghi, guardi come sono gustosi. Sì. Sono ottimi con il riso. E io dico, funghi di Sicilia, buoni da morire. Ma potevi venire prima.